Amici di Fanner, buongiorno e benvenuti al Centro Calcio Rossonero per la categoria allievi provinciali. Si sfidano quest'oggi il Centro Calcio Rossonero e il Pro Calcio Cecchini, in ripiegamento difensivo. Quindi Rapisardi cerca in mezzo, in qualche modo, Pace, che prova il tiro. Sterlicchio alla prima opportunità viene chiamato in causa e fa bene e mette in calcio d'angolo, giocato corto verso Rossi, non si accorge la difesa ospite, la battuta in mezzo, lo stacco di testa, il gol del vantaggio, ha segnato Laureti, in vantaggio il Centro Calcio Rossonero che colpisce a freddo il Pro Calcio Cecchina, disattento sul calcio d'angolo, la battuta direttamente in porta con deviazione, esce di un soffio l'opportunità dell'1-1 per il numero 9 Salvitti, 1 contro 1 contro Gallo, cerca la palla di esterno per Guaitoli, passa davanti al portiere, grande intervento difensivo da parte di De Angelo, palla lunga interessante, non c'è offside, prova ad andare verso la porta, il entrato e ci sarà un cartellino, vediamo di che colore, il direttore di gara viene accerchiato, Giovannini si stava involando verso la porta avversaria, c'è sicuramente il fallo. E l'arbitro credo tirerà fuori il cartellino giallo. Anzi, è rosso. Centro calcio rossonero in 10 in questi ultimi 10. Calcio di punizione, la battuta di destro morbida e finisce alta, anche questa di un soffio. Rapisardi entra verso l'area di rigore, la palla messa in mezzo, tocca a Sterlicchio, forse non basta, la palla si impenna e poi esce per Giovannini che ha dato lo sprint dal suo ingresso per i suoi, la palla è per Borello davanti al portiere, Borello lo punisce ma la mette fuori. Pro Calcio Cecchina vicinissimo ancora una volta al gol del pari, che fa una finta poi scarica per Pace, sfera di nuovo in mezzo, la palla rimane pericolosamente in aria, il miracolo di Sterlicchio, nella Salvitti orientare sul destro, sceglie la seconda, va a calciare. Grande intervento di De Angelis, ma la palla è ancora giocabile con il numero 17 che sbaglia dentro l'area di De Angelis. E termina qui il match, il Centro Calcio Rossonero vince con una rete decisamente d'oro di Laureti e anche con un po' di fortuna riesce a portare a casa i 3 punti. No, senza dubbio l'analisi è perfetta, anche se noi mancavamo di qualche uomo, che per carità serve a poco dirlo, e poi siamo stati un po' condizionati dal fatto che la squadra avversaria fosse più esperta di noi nel contatto con l'arbitro, nel parlare con l'arbitro. Però partita che vinciamo e che bisogna dare adito ai ragazzi che hanno saputo offrire una prestazione al di sopra delle aspettative. Noi siamo così un pochino timidini. Magari fossimo un po' più scaltri, però col tempo speriamo di migliorare.